Un caldo abbraccio di circa 400 persone. Chiesa di Muggio Gremita, oggi per l'ultimo saluto a Don Renzo Scapolo, sacerdote che ha segnato la storia comasca della solidarietà e del volontariato. Fondatore dell'associazione Sprofondo, era ricoverato al Dunguanella di Como. Avrebbe compiuto 80 anni il 23 luglio. Un lavoro importante il suo, ricordato oggi durante l'omelia dal vescovo di Como Oscar Cantoni, assieme ad altri 60 religiosi concelebranti. Parlando di Don Scapolo, lo ha definito un prete scomodo per il suo stile davvero pastore. Fu Don Renzo ad accogliere i primi profughi giunti nelle nostre terre dal Libano, 1989, fino a convincere le comunità cristiane, stupefatte e smarrite per l'arrivo di tanta gente che turbava la comune tranquillità, circa il dovere di accoglienza e il compito dell'ospitalità. Don Scapolo ci ha insegnato a considerare i poveri di grande valore e fare in modo che i poveri in ogni comunità cristiana si sentano come a casa loro. È stato parroco di Plesio, Valmorea, a Como collaboratore della parrocchia di Santa Maria Regina e vicario di San Carpoforo. A ricordare l'opera di Don Renzo Scapolo oggi anche il parroco di Rebbio, Don Giusto della Valle, uomo simbolo dell'accoglienza dei migranti in città in questi mesi. Ve lo ricordate il lucchetto? Tutti se lo ricordano. Ieri sera parlavamo con Gianni, con gli amici di Sprofondo. Renzo aveva messo un lucchetto perché nessuno a Valmorea, perché nessuno potesse chiudere la chiesa, quindi un lucchetto perché le porte della chiesa restassero sempre aperte, sempre accoglienti. Ecco, come città di frontiera, Battista prima l'ha detto, ci mancano due Renzi, Renzo Scapolo e Renzo Beretta. Renzo diceva all'altro Renzo, Scapolo diceva all'altro Renzo, tu sei il ponte, io sono il chiasso. Quindi una riflessione sull'immediato futuro comasco. Don Giusto ha ribadito che un centinaio di persone dorme in strada, 100 persone in più che lo scorso anno non c'erano. Cosa farebbe Renzo? Cosa farebbero i Renzi? Cosa siamo chiamati a fare noi cristiani, noi parrocchie? Cosa sono chiamati a fare le istituzioni della nostra città? Ecco, deponendo questo lucchetto sulla bara di Renzo, vogliamo che sia un lucchetto chiuso e poi buttiamo le chiavi nel lago, simbolo di apertura.